Ciao amici e benvenuti a Shopping Compulsivo. Siamo oggi qui in una bellissima location differente da quella del solito e volevo mostrarvi il mio nuovo acquisto, le cuffiette sport della Holy High. Sono delle cuffiettine normalissime con il supporto per l'orecchio da utilizzare se si va a correre o in bicicletta. Io le ho prese perché vorrei andare a correre, anche perché la pancia mia inizia a lievitare un attimino, e quindi siamo qui per scartare queste qui insieme. Allora, le apriamo un secondino e già noto che c'è una pellicola di plastica qua che protegge il tutto. Andiamo a cercare di tirare fuori senza fare danni come al mio solito. Ok, qui all'interno della scatolina abbiamo ancora un tips, giusto delle informazioni con delle note basilari. Poi abbiamo un piccolo manualetto, user guide, vediamo se c'è la lingua italiana. C'è anche la lingua italiana a pagina 25, non so se riuscite a vedere. E poi alla fine c'è un QR code per arrivare al manuale, che è lo stesso di questo qui, però via. Allora, abbiamo un cavetto, vediamo di che tipologia. È un cavettino micro USB molto basilare per la ricarica. Abbiamo gli adattatori auricolari per chi avesse il cavo auricolare un po' più grande e un po' più piccolo. E qui, come per magia, abbiamo la bella custodia incartata delle cuffiettine Holy High. Peccato che non ha il connettore USB-C come mi aspettavo, però un micro USB. La scatolina di ricarica è carina. Andiamo un secondo ad aprirle. Vediamo le cuffiettine qui con anche il film protettivo. Andiamo un secondino a... c'è scritto anche qui left right. Le tiriamo un secondo fuori dalla custodia di ricarica, la chiudiamo. La custodietta è di plastica, però non ci stiamo a fossilizzare sulla custodia. Andiamo a rimuovere le pellicole protettive un secondo da qua. La pellicola 1 e la pellicola 2. In questo modo, quando si rimettono nella base, ricaricano, altrimenti no. Allora, via. Andiamo un secondo a accenderle. Di norma si accendono da qua. Vediamo un attimino se hanno un minimo di ricarica. Ok, è diventata blu. Andiamo ad accendere anche l'altra. Diventata blu anche lei. Di norma è sempre meglio accendere tutte e due prima di cercare il telefonino e iniziare il pairing. E vediamo un attimino se si riescono a collegare facilmente. Qui sotto già iniziamo a vedere ET1. Non so se riuscite a vedere per bene, purtroppo la luce è quella che è. Collegate. Adesso vado un attimino sul no copyright sound, come al solito, e vediamo se oltre al rumore delle onde del mare riesco a farvi sentire anche qualcosa. Beh, queste qua, si è fermato l'audio. Ah sì, c'ho la connessione scarsa qua. Left e right, era corretto. Però vanno messe così. C'è la L che lo va a indicare. Quindi anche questa qui così. Il suono è molto pulito. Adesso ve le voglio far vedere qua. Però giustamente, essendo auricolari, è sempre un problema riuscire a mostrarle in tutto e per tutto e farvi sentire anche come si sente. Lasciate che le provi di nuovo. Cambiamo un attimino brano, vediamo se trovo qualcosa di più forte.
sono comodissime, non le sento all'orecchio, non mi danno per una fastidio, né tantomeno accennano a cadere. Queste qui sono le cuffiettine, adesso vi porto qua sopra cercando un attimo di farvi sentire l'audio. Ma non sono male, non sono male, per quello che le ho pagate alla fin fine ci sta tutto. Comunque, da Shopping Compulsivo è tutto, ci vediamo per il prossimo video, like se vi è piaciuto e sottoscrivetevi al canale, ho bisogno di voi. Ciao a tutti!